Simone Zaza, welcome to West Ham United. Fantastic signing for the club. How delighted are you to be joining the Hammers? Innanzitutto ringrazio per il benvenuto. Sono contento che la società e i tifosi siano contenti del mio arrivo e avevo voglia di una nuova esperienza e penso che il West Ham sia stata la scelta giusta per me. You're joining West Ham at such an exciting time, a fantastic move into our new 60,000 stadium. How much are you looking forward to playing in our magnificent new home? Sì, sono molto contento perché ho avuto anche la fortuna di conoscerlo e di vederlo quel campo. È uno stadio davvero molto bello. Ho sentito il calore, anche se ero con un'altra maglia, ho sentito il calore dei tifosi. Penso che questo forse la storia del club e il tifo del club sono i motivi principali per i quali ho deciso sicuramente di vivere questa nuova avventura. And you have that advantage, you've played at the stadium already, played in the game in the Betway final against West Ham, you scored the winner right at the end. How did that feel and what did you make of that day playing at the stadium? Mi sono sentito bene perché comunque un attaccante quando fa gol è sempre contento. Era la prima partita stagionale in cui giocavo, ho giocato 20 minuti. E per me era molto bello perché sapevo comunque che il West Ham era una squadra che mi seguiva da tempo, perciò ci tenevo a fare bella figura. Poi spero i tifosi non siano arrabbiati con me per il gol che ho fatto, però era solo un amichevole. Spero di farne tanti altri con questa maglia e di sentirli. In terms of the signing, the West Ham fans are going to be extremely excited over your signing. What can they expect from Simone Zaza? What will he bring to West Ham United? Beh, sicuramente quelle che sono le mie caratteristiche, cioè la voglia di fare sempre, di non mollare mai, di far risaltare quelle che sono le mie caratteristiche principali, cioè l'agonismo, e la foga, la corsa, la velocità e tutto quello che so fare meglio. No, sono una persona... Cioè a me non mi piace molto promettere, fare promesse, però l'unica promessa che posso fare è quella che darò il 100% di me su ogni partita, ogni volta che giocherò. And one player I'm sure you know very well from Juventus, Paolo Di Canio, such a Hammers legend, one of our probably last big Italian strikers at the club. How much would you love to follow in his footsteps? Ma io volo, anzi non volo con la testa, o meglio, forse volo solo con la testa perché so quanto lui sia importante per questa società. So anche che lui è innamorato del West Ham e questo è stato un altro motivo per il quale ho deciso di venire qui. Ero un attaccante... Certo, ovviamente non posso dire che simile a me, perché lui secondo me era più forte, però l'ho seguito molto, ho seguito quando soprattutto parlava alle televisioni, alle interviste della sua esperienza qui a Londra col West Ham e sono davvero curioso di capire cosa volesse intendere quando diceva così. Okay, just finally. You've met up with Slaven Bilic. What would you like to achieve here at West Ham United? What would be your goals, your aspirations over the next few years? Io innanzitutto vorrei affermarmi, vorrei diventare un giocatore molto più forte di quello che sono perché penso di potercela fare. Purtroppo il West Ham non è riuscito a qualificarsi per l'Europa League, perciò penso che l'obiettivo sia quello di
di andare in Europa l'anno prossimo e di diventare grande qui a West Ham.